Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Prima di iniziare però ci tenevo a dire che questo che andrò a dire in questo video non è assolutamente un consiglio finanziario, ma semplicemente volevo raccontarvi come investo parte del mio denaro. Poi sta a voi fare le vostre dovute ricerche se volete intraprendere un cammino come quello che ho fatto io. Non è un consiglio finanziario, mi raccomando, prima di investire i vostri soldi valutate voi stessi dove andate a mettere i soldi e soprattutto investite solamente quello che siete disposti a perdere. Detto questo, possiamo cominciare con il video. In questo video andrò a raccontarvi come investo parte del mio denaro. Come avete potuto leggere dal titolo, io vado ad investire parte del mio denaro, del mio capitale, su un piano di accumulo in un ETF. Detta così sembra una cosa difficile, ma adesso pian piano andrò a spiegarvi tutto in maniera veramente semplice. Quindi possiamo cominciare da il piano di accumulo. Che cos'è un piano di accumulo? In un piano di accumulo si va ad investire una cifra definita mese per mese, che ovviamente è sempre la stessa, quindi si va ad accantonare una cifra periodicamente. Infatti io mese per mese vado a investire su questo piano una cifra definita. Ovviamente il piano di accumulo ha senso se fatto in un arco temporale ampio di 10, 20 o 30 anni. Per poter fare questo piano di accumulo ci sono veramente tantissime applicazioni, ad esempio io uso TradeRepublic, che è molto semplice, quindi anche per i non esperti è molto semplice, se no ci sono anche Trading212 e ce ne sono veramente tante. Voi poi potete scegliere quella che volete, perché bene o male adesso ce ne sono veramente tante che mettono a disposizione questo strumento per poter investire. Questo piano di accumulo poi può essere fatto sulle criptovalute, sulle azioni oppure sugli ETF. Ovviamente le criptovalute tutti sappiamo cosa sono, le azioni semplicemente possiamo andare a scegliere se andare a investire su Apple, Microsoft, Amazon, insomma andare ad investire su un'azienda singola, mentre il bello diciamo degli ETF è che sono dei fondi quotati in borsa che vanno a replicare fedelmente l'indice azionario di un gruppo di azioni. Quello che io utilizzo per poter diversificare il più possibile il mio investimento è un ETF che replica l'indice azionario di ben 1500, più di 1500 delle aziende più sviluppate di tutto il mondo. Quello che infatti utilizzo io è l'ETF iShares MSCI World, ovvero quello che racchiude le azioni di più di 1500 aziende appunto più sviluppate nel mondo. E all'interno del ETF mondo ci sono le azioni delle aziende del calibro di Amazon, Microsoft, Apple, ovviamente delle più sviluppate nel mondo. Perché ho deciso di investire su un ETF anziché su un'azione? Beh, innanzitutto l'ETF, come detto prima, è molto più differenziato, visto che racchiude appunto più di 1500 aziende di tutto il mondo, anche se il 60% più o meno sono americane. Però ad esempio contiene, che ne so, la Sony, che se non sbaglio è giapponese, e poi ce ne sono comunque molte altre delle più sviluppate di tutto il mondo. Investire in un ETF poi è interessante perché è stato valutato che in un arco temporale ampio di 10, 15, 20, 30 anni questo ETF ha un rendimento, un interesse medio annuo del 10%. Vi lascio qualche grafico qua in modo da poter vedere voi stessi l'andamento del grafico dell'interesse, del guadagno che ha avuto questo ETF da quando è stato creato, ovvero il 2009, e qua vi lascio anche dei grafici che ci vanno a mostrare i profitti che noi possiamo ottenere andando ad investire anche magari solamente 100 euro al mese nell'arco di 10, 20 o 30 anni, e sono veramente tanti soldi. Il piano di accumulo poi può essere creato anche per evitare di essere presi dal panico nel momento in cui magari il mercato azionario crolla, perché succede che magari chi non è esperto, quando vede tutto crollare, che sono comunque delle fasi normali nel mercato, può andare a decidere di vendere tutto, mentre se tu vai a fare un piano di accumulo automatico non hai di questi pensieri, perché comunque andando ad investire periodicamente nell'arco di 10, 15 o 20 anni, 30 anni, si presuppone che comunque ci sia sempre un guadagno. Ovviamente poi tu devi credere in quello che investi, altrimenti non ha senso. Non ha senso andare ad investire sull'azienda Amazon se tu non credi che Amazon cresca nel futuro. E si può fare l'esempio anche con il Bitcoin in criptovalute: non ha senso andare ad investire su Bitcoin se credi che il Bitcoin non abbia valore. Quindi anche andare ad investire su qualcosa in cui si conosce e soprattutto in cui si crede. Io credo che questo sia un investimento interessante, di conseguenza ho deciso di buttarmici dentro. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Per qualsiasi dubbio o chiarimento ti invito a lasciare un commento qua sotto al quale poi andrò a rispondere. Detto questo, spero che il video ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Se magari vuoi approfondire di più l'argomento ETF, ti lascio un link del sito Just ETF nel quale puoi andare a leggere moltissimi articoli e andare a scoprire veramente le informazioni più importanti
degli ETF che ci sono, perché ovviamente ce ne sono tantissimi al mondo. Se vuoi, iscriviti al canale per continuare a vedere questo genere di video inerenti al guadagno online, investimenti, bonus, eccetera eccetera. Io ti ringrazio per aver visto il video fino a questo punto e non mi resta che salutarti, quindi ci vediamo la settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao a tutti!